futuro. L'appuntamento di Sala Comacina è stato anche occasione per parlare della rete infrastrutturale del territorio. Lo abbiamo fatto con il consigliere regionale lombardo Dario Bianchi. Consigliere Bianchi, ci troviamo a Isola Comacina in provincia di Como, che sta sul tratto attraverso il quale dovrebbe passare la Tremezzina. Ci spiega a che punto è quindi questa questione, che dovrebbe essere costruita questa strada perché sarebbe utile per un attimino decongestionare il traffico. A che punto sono i lavori? Allora, qui siamo a Sala Comacina, appunto, abbiamo di fronte la bellissima Isola Comacina, ma al di là della bellezza del paesaggio, noi qui soffriamo da anni di una situazione di disagio per quanto riguarda il traffico automobilistico, perché percorrendo questa strada si è costretti purtroppo a fare delle strettoie su una strada che è stata costruita secoli fa, quando ancora passavano i carretti. Quindi il passaggio di mezzi pesanti, pullman turistici, provoca ogni giorno congestioni del traffico con blocchi di ore e ore, per cui chi deve percorrere la strada per Como o da Como verso il lago, verso l'Alto Lago occidentale, deve comunque soffrire di questa carenza, diciamo, viabilistica. È stata progettata appunto una variante che, partendo da Colonno, si snoda per quasi 9 chilometri, andrebbe a congiungersi con la galleria di Menaggio in località Griante. Questa variante è stata progettata in via preliminare dall'amministrazione provinciale con fondi a carico di provincia, Camera di Commercio, enti locali, i comuni del luogo. Ora si sta procedendo con la progettazione definitiva, però quello che deve essere fatto, l'impegno che deve essere assunto anche da Regione Lombardia, io credo un impegno che deve essere assunto anche dal nostro governatore, che oggi stasera avrà la fortuna di essere qui a vedere e ammirare la bellezza di questi luoghi, però con la bellezza non si fa nulla, e l'impegno del nostro governatore deve essere quello di reperire i 330 milioni di euro che servono per realizzare questa variante. Questa è una strada statale, naturalmente, i fondi devono essere stanziati dal CIPE, quindi è una strada di competenza ANAS, ma con questo io credo che non possiamo sottrarci né come Regione Lombardia né come enti locali, provincia, Camera di Commercio, quant'altro, che per la verità non si sono mai sottratti nel mettere a disposizione alcuni fondi.